il commercialista dell''Ndrangheta. Il quartiere San Paolo di Torino non ha più un'identità precisa. Si fonda, come quasi tutta la città fuori dal centro, su epoche e stili dissimili. Attraversato da lunghe arterie stradali che ne turbano la quiete, in epoca fordista era abitato dagli operai specializzati, che hanno costituito la classe media del proletariato torinese. Oggi che la fabbrica si è polverizzata, San Paolo è diventato un quartiere per benestanti e borghesi, grazie a una mutazione urbanistica che ha attratto il più raffinato crimine organizzato calabrese. Tra le attività dei fratelli Crea, affiliati all''Ndrangheta e ben infilati in questo rione, c'è quella dell'usura, del gioco d'azzardo, del controllo capillare dell'economia del territorio. L'usura è l'attività più vicina agli interessi di mafia caporale. In sé si tratta di un ricatto, dai tratti puramente immorali, una costrizione cantata anche da Dante, come il peggiore dei peccati, le cui conseguenze ricadono atrocemente su tutti i lavoratori coinvolti. Come ti chiami? Mi domanda questo segaligno commercialista di mezza età con un levigato accento piemontese. Ha i capelli sale e pepe, il pizzo, le basette spinte fin sotto i lobi e due occhi appuntiti divisi da un naso sottile, volitivo, settentrionale. L'ho rintracciato tirando un filo che da un amico che gioca prepotentemente a poker su web mi ha portato a un gruppo di strozzati torinesi. Le l'ho detto per telefono, mi chiamo Leonardo e sto facendo un lavoro sull'usura. Lui annuisce. Si porta alla bocca la tazza di caffè e si sporge sul tavolino. Diamoci del tu, mi dice. Mi devi promettere che non farai mai il mio nome. Se ne voglio parlare perché non ce la faccio. A me piace giocare a carte, giocare forte, non so se hai inteso. Il mio guaio è che mi illudo di poter vincere, ma non arrivo mai a pareggiare i conti. Ho iniziato quando ero adolescente, andavo al liceo. Allora mi andava bene, perché anche mio padre giocava e mi aveva insegnato i trucchi basilari. Così mi sono pagato gli studi all'università. Io non vengo da una famiglia ricca, e qua, a Torino, se non sei ricco, devi farti davvero il mazzo per riuscire a vivere. Mica come a Milano, che sono tutti corrotti. Ma a parte giocare a carte, il tuo lavoro qual è? Sono un commercialista, tra i più bravi, ma ho un problema. Non sono più libero di scegliermi i clienti. In effetti, non ho più clienti. In che senso? Lavoro per loro, per le loro aziende. Perché devo ridargli bei soldi? 500.000 euro. Ma erano molti di più. Quanti di più? 1.500.000, ammette, senza pudore. Strabuzzo gli occhi. Cosa gli avevi dato in garanzia? I miei clienti. In questo istante ci raggiunge la cameriera del bar. Dottori, altri due caffè, acconsentiamo. E lì si allontana, nei suoi attillati fuso a fiori, sotto una maglietta del Toro. Puoi spiegarti? Lui mi dice di aspettare. Una volta arrivati ai caffè, abbassando la voce e avvicinandosi, mi chiarisce il sistema. Quella è gente che mira a prendersi le imprese. Non sono loro i giocatori, ma hanno dei professionisti che giocano con noi. Quando adescano un pollo come me, lo fanno giocare fino a spolparlo. Così lo tengono per i coglioni. Poi che fanno? Lo solleticano per continuare a farlo giocare, appunto. E io ho giocato. Ma loro hanno voluto che vi passassi delle informazioni su alcune ditte per le quali lavoro. A quale scopo? Per prendersele. Sì, questo l'ho capito. Ma come se le sono prese? Che cosa ti hanno chiesto? I libri contabili? Sì. E la situazione patrimoniale dei soci? Hanno voluto vedere i libri delle imprese messe peggio. Adesso comincio a capire. Mafia caporale si adopera affinché il flusso di denaro che dall'economia criminale si sposta verso l'economia legale serva a salvare aziende in piena crisi per trasformarle in perfette lavatrici. E tu le hai passate, parecchie. Nel nostro lavoro abbiamo a che fare con ditte che non chiudono solo per miracolo. Allora mi hanno fatto convocare le imprese e ci hanno fatto un discorsetto. Si sono convinte quasi tutte. Così ti sei salvato. Ma che salvato? Vogliono altre imprese, ma non ne ho più. Si è sparsa la voce che faccio io l'usuraio per i calabresi. Per questo non viene più nessuno da me. Allora come campi? Continuo a lavorare così, ma i nuovi soci, loro, non vogliono cambiare niente. Non per il momento. Hanno detto che devo portare avanti tutta la contabilità come prima. Tutto come prima. E cosa producono queste imprese?
vino, cantieri e strade. Danno lavoro a un sacco di gente nuova di quelli là. Sì, ma quelli là chi? Quelli là, dice alzando la voce e poi pentendosene, perché in questo bar lo conoscono tutti. Si guarda intorno un po' smarrito, arrossisce, ma nessuno ha fatto caso al tono della voce. Sono tutti immersi nelle loro faccende, chi ordina e chi serve, come nella vita. Quelli là sono in mano ai cantieri, quelli sono gente che ti fa il culo se ti prende e tu manco te ne accorgi. Quelli là potrebbero essere i fratelli Crea o altri ancora di calibro maggiore. Sono meridionali anche, ma non tutti. E quanta gente mettono a lavorare? Un sacco. Tu come lo sai? Vedo i libri, vedo tutto. Hanno fatto assumere persone che non vanno mai sui cantieri e agli altri, quelli a nero, li trattano come merda.